Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta mozzarellina in crosta, succulì di pomodoro fresco. Ingredienti: 3 mozzarelline, 50 g di pan grattato, 20 g di farina 00, 100 g di pomodoro ramato, sale, olio extravergine d'oliva e foglie di basilico. Prima cosa iniziamo a preparare la nostra pastella fatta con acqua e farina 00. Ci con cosa di qua. Aggiungiamo l'acqua e mescoliamo fino ad ottenere la nostra pastella. Allora, prendiamo le nostre mozzarelline, mettiamole all'interno della nostra pastella, passiamole successivamente all'interno del nostro pan grattato e facciamo aderire lo stesso su di esso. Ripetiamo il procedimento per altre 2 volte. Appena pronte, iniziamo a mettere all'interno dell'olio bollente le nostre mozzarelline fino a farle dorare per bene. Appena i nostri arancinetti di mozzarellina sono pronti, mettiamole all'interno di un piatto e facciamole riposare per qualche minuto. Allora, prepariamo adesso il nostro culì di pomodoro. Tagliamo il nostro pomodoro in spicchi da 4. Lo mettiamo all'interno del nostro frullatore con un pizzico di sale, un filo di olio di extravergine d'oliva e del basilico. Procediamo ad impiantare la nostra pietanza. Iniziamo a mettere di base il nostro culì di pomodoro. Lo allarghiamo sulla superficie e aggiungiamo le nostre 3 palline di mozzarellina, completiamo con la fogliolina di basilico fresco e un filo di olio extravergine d'oliva crudo. Il piatto è servito